Esatto, conferma. Perché dopo l'esperienza di ieri non si sa mai. Teoria. Dovremmo esserci, aspettiamo giusto un po'. A posto. No. Ci siamo. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta. Dopo Sì. la brutta esperienza di ieri, vabbè, l'importante è che bene o male ce l'abbiamo fatta. Allora, bene o male ti sei tornato dopo un sacco di tempo, finalmente, oserei dire. E presentati però a chi magari, sai, un sedicenne, diciassettenne che inizia a fare, cioè inizia a guardare video su Call of Duty, o in questo caso streaming ormai oggi. Però, sai, presentati a chi non ti conosce, a chi non è della mia generazione, a chi è un po' più piccolino e non ti conosce, chi è strategico Call of Duty. Sì, ovvio. E prima di tutto grazie per avermi Dai, invitato. figurati, grazie È un'opportunità unica. a te. Ma Per quelli che non mi conoscono, mi chiamo Matteo Iavicoli, ho strategico Call of Duty. Ho iniziato a fare video su YouTube, quant'è? 10 anni fa, quasi 11. Madonna. E quindi io quando mi sono trasferito in America, quindi ora sono da Detroit, mi sono trasferito in America e ho Ma iniziato dimmi una subito a cosa, ma tu fare. iniziassi a fare video subito, cioè eri già in America, non iniziassi a fare video quando eri in Italia, giusto? Mi ricordo bene. No, solo dall'America ho iniziato a Ah, fare i ok. video e insomma ero uno tra i primi alla fine a fare No, questi ma video su Call of Duty. forse pure il primo, forse, o sbaglio? Cioè, almeno il primo, vabbè, il primissimo magari no in Italia, però sai, il primo degno di nota che cominciò a avere visualizzazioni e tutto. Sì, e per me era anche una bella sorpresa. Poi parleremo un po' più tardi di come è cominciato tutto, Ah, vabbè, certo. ma. Cioè io guardavo i video qui in America di gente che faceva video su Call of Duty e quindi quando io mettessi il primo video, manco ci stavo a pensare che ero uno tra i primi a mettere video in italiano su Call of Duty. No, infatti quello che ti volevo chiedere, cioè che cosa ti spinse a fare a mettere il primo video? Allora, il primo video era partito anche un po' per scherzo, nel senso io provavo alla fine sempre a giocare con i miei amici che erano in Italia, perché io mi sono trasferito qui 12 anni fa quando ero ancora. Ho appena finito le medie, quindi sono trasferito qua, c'avevo tutti i miei amici in Italia e ovviamente provavamo sempre a giocare anche se i server non erano un granché. Ah, beh, certo. Però io alla fine giocavo anche abbastanza bene e c'avevo il mio migliore amico, ma anche lui si chiama Matteo, Ah, mi ricordo. che mi chiedeva: "Ma come cazzo fai a giocare così? Come fai? Come fai?" Allora io un giorno, anche per scherzo, ho rubato la videocamera di mio padre e l'ho messa davanti alla TV. E ho fatto una partita dove ho preso una carica nucleare, se non mi ricordo bene, e gli ho spiegato un po' come la beccavo la carica Ah, quindi lo nucleare. mandasti al tuo amico? E quindi l'ho messa su YouTube perché era il modo migliore per mandare video allora, e l'ho messa su YouTube e gli ho mandato il link e poi me lo sono scordato totalmente del video, capito? Ok, ah, Poi quindi tu, ragazzi. Anche il nome era abbastanza uno scherzo, strategico, No, capito? infatti, sì, Era un sai. bello scherzo. Gli ho mandato il link e poi me ne sono totalmente scordato, no? Del video. Poi non mi ricordo cosa è successo, però ovviamente ero su YouTube e dovevo fare il login perché c'era un video dove avevi 18 anni, no? Per Ah, guardare il sì. video, quindi sono entrato su quell'account che mi avevo messo età 69, cioè proprio così, Ah, proprio. per scherzo. Un numero E a allora ho caso. usato quell'account e ho notato che c'avevo tante visualizzazioni e commenti di gente che mi chiedeva quando è che fa il prossimo video. Ma E dimmi da una lì cosa. partisse tutto. Ma ti ricordi su che mappa era il primo video?
Perché io mi ricordo di un video che io ti conobbi con un video che era appunto una carica nucleare su Rundown, come vabbè, dico Mi Rundown sa che perché... era High Rise, mi sa che era High Rise la Io... prima, il primo Forse non era la video. prima, magari era il secondo, ma io quel video lì non lo riesco più a trovare. Perché lo sai cosa? Allora, io poi, ovviamente, visto che non avevo intenzione di fare video, cioè non avevo intenzione di fare niente, e non me ne capivo proprio di YouTube, tanti video l'ho dovuti poi eliminare perché alla fine del video non avevo più niente da dire. E quindi mettevo sempre canzoni che mi piacevano allora, Ah, tutte ok. copyright a bestia. E Immagino. quindi poi una volta che ho beccato la partnership ho dovuto eliminare tutti quei video, cioè proprio, Ah, ok, ma davvero una ventina ne ho dovuto eliminare, ecco. Oh, 20. anche mi sembra il primo ho dovuto eliminare, quindi perché Mi sa se no non mi che... davano la partnership. Ah, ok, no, mi sa che era quello là, perché non lo... Mi ricordo sto video sul Rundown che volevo trovarlo, ma non l'ho mai più trovato. Infatti, se io vado a cercare adesso il tuo canale, il primo video è quello su Afgano, come dici tu Sì, nel sì, sì. video, esatto, è quello là. E mi sono sempre detto, perché cazzo non riuscivo a trovare questo video? Infatti, era il Per quello, copyright. per quello. Ero abbastanza pigro come YouTuber, sono sempre stato abbastanza pigro. Poi, capito, partivo, parlavo, poi, vabbè, non c'ho più niente da dire. Poi, ragazzi, ciao, alla prossima. Mettevo la canzone, capito? Quindi Eh sì, ci era molto sta. Vabbè, così, era era molto molto più diverso. informale come Ah no, cosa. infatti. Ma poi, a parte tutto, cioè, vedendo, magari non adesso che hai un po' ripreso, però fino a poco tempo fa, no? Bene o male, guardavi ancora YouTube, vedevi cose. Hai visto cosa si è creato intorno a YouTube, a Twitch, a tutto, che per molti ormai è proprio un lavoro. E Sì. ti sei mai effettivamente pentito di non aver continuato? Ma a dire la verità no, perché alla fine ho smesso perché stavo, insomma, seguendo la mia carriera da designer e quindi alla fine ho lavorato molto e mi sono creato, insomma, ora lavoro in uno Vabbè, studio di certo. design abbastanza bomba, sono molto felice, quindi non me ne pento. Anzi, secondo me, anche se, insomma, se diciamo avevo scelto la carriera da YouTuber o da Twitch, secondo me non ce l'avrei fatta perché non sono proprio io come persona a fare video. Capito? Secondo me diventa abbastanza pesante la cosa, no? Perché quando sei uno, come si dice, content creator, no? Sì, Uno che deve sempre dai. creare, cioè diventa molto pesante la cosa perché la tua felicità alla fine dipende molto dai tuoi numeri. Perché, Ah, certo, sì. La tua felicità, il tuo capito? guadagno pure, è tutto. Cioè, guadagni, quindi devi sempre stare lì a creare content, sempre, sempre. Quindi diventa Ovvio. una macchina anche abbastanza pesante, secondo Ma me. infatti mi ricordo che tu facevi video proprio perché volevi farli, cioè nel senso era... Per me è sempre stato un hobby. E anche Infatti. ora ho un po' ripreso su Twitch, sarà sempre un hobby. Perché così, capito, mi rende felice a me e secondo me anche questa felicità, no? Che lo faccio più che altro per passione, un po' si vede Eh no, tramite i certo, è video, ovvio, perché quando i contenuti non sono sono forza. lì, non chiedo niente a nessuno, no? Sì, Non sono mai infatti. lì a chiedere, oh, mettete il sub, mettete, iscrivetevi, mettete mi piace. Cioè, quasi spesso, se l'ho fatto un paio di volte era perché ho un po' di abitudine a guardare i video degli altri, un po' mi veniva. Però Sì, vabbè. non mi serve questa specie di validazione, no? E non ci devo guadagnare niente, quindi lo faccio più che altro per divertirmi. Eh certo. Allora, intanto qua Berloz fa una domanda e dice, che ne pensi di nuovi COD e di Warzone? Allora, Warzone mi è piaciuto tantissimo, partiamo da lì. Io un po' mi ero distanziato da Call of Duty appena hanno iniziato a mettere tutte quelle, manco mi ricordo i nomi di quelli lì dove potevi saltare, sembravano diventati Da Halo, Advanced capito? Warfare in poi. Sì, erano diventati un po' troppo, no? Dove potevi saltare, potevi fare tutte queste cose un po' strane, un po' mi ero staccato e giocavo molto più a Battlefield, quei giochi così. E poi anche giocavo molto a FIFA e agli altri. Appena è tornato questo, non Cold War, ma quello Modern Warfare, ci ho giocato moltissimo, perché mi piaceva, perché un po' mi ricordava, no? Quelli Modern Warfare 2 e gli Certo. altri. E poi è arrivato Warzone che subito mi ha preso e mi è piaciuto moltissimo. Questi giochi alla Battle Royale mi piacciono molto. Io a Fortnite non mi è mai tanto piaciuto perché sì, era lo stile di Battle Royale dove, no, dovevi sopravvivere, vincere l'ultimo e poi Sì. vincevi.
però Fortnite era un po' troppo costruisci tutto, no? Eh no, infatti, cioè, era un po' come i COD che hai visto, cioè che hai detto, quindi non era più sparare, era se riuscivi a metterti sto muro attorno in mezzo secondo, capito? No, infatti io per un po' ho giocato a Apex, per esempio, e era, mi piaceva di più rispetto a Fortnite, perché appunto quello non sopportava il fatto di costruire cose, 300.000 non sparavi più, si costruiva e basta praticamente. Sì, quindi sì, Warzone mi è piaciuto molto come gioco e per ora ancora ci gioco, mi diverto tantissimo. È un gioco alla fine che riesco a giocare con i miei amici qui in America, giochiamo molto spesso e quindi insomma ci divertiamo, cioè alla fine l'importante è quello, no? Sì, no, cioè, no, divertirsi, infatti. E anche trovare un gioco a cui piace a tanti è difficile, perché alla fine il mio gruppetto di 7-8 amici che giochiamo sempre, quindi giocavamo a Battlefield, giocavamo a tutti i giochi, alla fine li scegliamo quasi assieme e Warzone era un gioco che è piaciuto un po' a tutti e quindi... No, infatti, ma in generale è piaciuto un sacco di gente Warzone, perché infatti ha unito Call of Duty con i Battle Royale che sono di moda in questo periodo, quindi sotto quello. Sì. Ti chiedono pure se hai giocato a PUBG e a Valorant. PUBG PlayerUnknown, esatto. No, quello purtroppo non mi sono mancato quell'onda, cioè proprio manco l'ho vista. Quella era proprio, cioè, quella sapevo era... che esisteva. Era il primo, se non sbaglio. Era l'inizio. Sì. Quindi no, purtroppo a quei giochi non ci ho giocato. Poi io anche c'ho un ritmo di lavoro abbastanza intenso, quindi tante volte gioco solo ai giochi che conosco, dove non devo stare lì a imparare troppo. Io sono un gamer, però sono un gamer, uno di quei gamer che gioca molto ai giochi che conosce, però non è che inizio, io ho degli amici che ogni settimana scaricano un nuovo gioco, ci giocano 2-3 ore e poi vanno avanti, è un altro gioco, no? Ma giochi io con sono... i tuoi amici italiani o quelli americani? Questi americani. Okay. E quindi per esempio io molto spesso appena finisco di lavorare non ho voglia di stare lì a imparare un nuovo gioco, capito? No, quindi tante volte tempo, vado, sì, gioco a FIFA, gioco a Rocket League, gioco a, capito, sono giochi che alla fine sono abbastanza anche competitivi in un certo senso. Sì. Sorrido perché io gioco a FIFA, so cosa significa. E non so come tu possa giocarci per divertirti dopo aver lavorato. Sono più che altro competitivi, dove più tempo ci spendi tante volte, capito, migliori, cioè, ma migliori pochissimo, però quella è la soglia, no? Cioè, però un pochino... per FIFA il rapporto miglioramento pugni sulla scrivania e cose così non è bilanciato, diciamo. No, infatti, quindi vabbè, FIFA, Call of Duty, quindi gioco sempre a questi giochi qui. Vabbè, gioco quelli più semplici. Intanto vorrei ringraziare la pagina Cod is Drug di Instagram, che ci ha un po' sponsorizzato, quindi vorrei ringraziare. E ti volevo dire poi di tutti i video che hai fatto tu in generale, non so, forse io faccio una domanda un po' così perché magari non te li ricordi tutti, cioè, però c'è un video in particolare che ti sta più a cuore degli altri? Forse il primo dove ho fatto vedere la faccia. Forse, ora non mi ricordo. Oppure i primi video dove erano più versione vlog, no? Perché per tanto tempo, insomma, ti nascondevi dietro un microfono. È vero, infatti mi ricordo quando ti facessi vedere per la prima volta fu una... Quindi, capito, quelli semmai erano un po' diversi, perché, capito, e alla fine andava quello, cioè gente metteva il gameplay però parlava dietro un microfono. Poi ultimamente devi avere la faccia. Quasi tutti, se non sbaglio. Sì, devi metterti la faccia. Sì, no, infatti. Quindi... E quindi, secondo me, i primi vlog erano i più interessanti. Poi, ovviamente, ce n'era uno che ho eliminato, però era dove ho svegliato il mio migliore amico con uova e farina. Infatti, ti volevo chiedere proprio quello, se Matteo è ancora tuo amico dopo quel fatto. Sì, okay. Ma era lui il primo a cui ho mandato il link. Era lo so, infatti, Matteo. Quando l'hai detto te lo volevo chiedere, se è sempre tuo amico, sì. Sì, siamo ancora molto amici, non ci si sente spesso perché vabbè, ovviamente normale. Io, capito, ho un po' creato un gruppetto di amici qua, la sì, vita vabbè. Qua, è logico. Però proprio a puro caso l'ho sentito un paio di giorni fa, che era i miei genitori e i suoi genitori sono migliori amici, quindi erano a cena assieme e c'era anche Matteo, quindi ci siamo visti tramite FaceTime, è stato molto carino. No, sì, anche perché poi immagino, sai, fosse stato Italia e Svizzera era un conto, ma Italia e America è un po' complicato da...
Sì, poi hai capito, a Detroit, scusa, ora sono a Detroit, però io abito e lavoro da Chicago. A Chicago, se ci sono, sono 7 ore di differenza, quindi Madonna diventa mia. tutto sempre abbastanza complicato. Quello poi Anche uno come pensa principio. all'America che sia, sai, America, sempre America, ma in realtà da un punto a un altro sono appunto 7 ore, 8 ore, quindi... Sì. Però comunque la cosa, devo dire, di Matteo è la cosa che mi fa molto piacere, ma anche con gli amici italiani, che ho notato che questo feeling non esiste qui in America, perché qui in America gli amici, capiti, vanno e vengono molto spesso, cioè proprio la gente, non dico falsa, però il rapporto è totalmente diverso. Invece in Italia, con tutti gli amici, cioè ci sono cresciuto assieme, le medie, capito, cioè la tua classe di amici, e però Sì. vanno in giro. Invece in America, capito, te vai in giro, quindi Ah, mi anche ricordo. se sei in una classe con qualcuno, capito, pensi che sia tuo amico, poi lo ribecchi in un posto che non è la Che classe, manco c'è? ti saluta, Ah, manco ti infatti. saluta, capito? Cioè proprio sono così qui in America. E quindi la cosa che mi fa molto piacere, ogni volta che torno in Italia è come se non me ne fossi mai andato via, capito? No, È è la cosa vero. più bella davvero in assoluto, proprio amicizie pure che un po' mi mancano qua. No, infatti. Infatti ti chiede pure Aprea se non pensi di un eventuale ritorno anche nella vita di Matteo. Cioè, oltre ad essere ritornato con appunto streaming Sì. di giochi, cioè, se magari, non dico qualche video appunto vlog dell'America, ma anche proprio IRL, sai che mo si portano pure molto l'IRL. Sì. Beh, allora, Lascia stare il la vita di periodo, Matteo, non in questo periodo. quei video, insomma, mi piace molto farli perché secondo me hanno molto impatto e insomma, fanno vedere l'America da un punto di vista molto diverso rispetto agli altri, rispetto dai film, quindi mi piace molto farli, però alla fine sono anche molto imbarazzato a farli perché, capito, tu ti immagini, vado in giro io così con la videocamera a fare sti video, un po' di imbarazzo c'è Ah, vabbè, a certo. farli, e poi c'è l'editing, c'è lo spiegare, c'è tutto. Io mi sono fatto gli ultimi, è anche un motivo perché ho smesso, mi sono fatto 2 o 3 anni davvero intensi di lavoro, ma un ritmo, capito, anche qui in America, che già in America c'è un ritmo molto Immagino. forzato come lavoro, però anche tutti i miei amici, i miei colleghi, ma anche tutti i miei amici qua dicono: ma che cazzo stai facendo? Era un ritmo assurdo dove lavoravo sotto il mio capo, che è un designer che ho studiato quando ero ancora uno studente, quindi ho avuto l'opportunità di lavorare sotto di lui lavoro ancora con lui, però per quei 2 o 3 anni ero proprio sotto di lui e mi ha insegnato tutto. Quindi, capito, era un'opportunità che non potevo lasciare passare, e ho lavorato proprio con lui, ma cioè 12 ore al giorno, 13 ore al giorno. Madonna mia. Quindi di tornare a casa, c'avevo la ragazza, c'avevo il gatto, dovevo fare tutte queste cose, proprio non c'avevo tempo di fare i video. No, ma Ora tra l'altro... però un po' si è livellato tutto, e quindi sì, ho intenzione di tornare, però la cosa che mi preoccupa di più, perché io lavoro in uno studio di design anche abbastanza piccolo, quindi i ritmi, capito, sono proprio così, salgono e scendono, cioè quindi non so, certe volte ci sono dei periodi dove manco riesco, capito, a fare nient'altro che lavorare per 3 settimane, 4 settimane, quindi è difficile tenere, capito, sempre stare lì a creare, a fare i video, a fare tutto, diventa molto più difficile. Allora, Certo. per esempio, quando ho smesso, ho detto vabbè, è più facile smettere che andare lì a cercare di fare video, a tenere tutta una community assieme, cioè diventa sempre più difficile la cosa. No, ma penso che poi mi sono appena dimenticato una cosa che volevo dire 2 secondi fa. Un attimo che mi ricordo. Ah, che tra l'altro i 2 o 3 anni, appunto, in cui mi hai detto che lavoravi, cioè, è proprio il periodo dove... Non sei proprio comparso né su YouTube né su Sì, Twitch, perché appunto, poi adesso l'ho fatto. viaggiavo per lavoro, sono andato in Cina a vedere la produzione dei miei prodotti che ho disegnato, cioè insomma stavo facendo tante belle cose Ah, per la mia ok. carriera Vabbè, poi e dopo quindi, ne volevo parlare pure di questo, vabbè. quindi magari poi dopo E ci quindi non arriviamo. potevo portare avanti tutta un'altra cosa, diventava troppo difficile. Ok. E invece qualche altro gioco al di fuori magari dei COD, Warzone, cioè di FIFA, sai, questi giochi classici, diciamo così, che ti è piaciuto particolarmente in quest'ultimo periodo? Vediamo un altro gioco. Vediamo. Ci sto pensando.
Allora, per esempio, noi giochiamo sempre a Rocket League, non so se lo conosci, Sì, è come il no. calcio con le macchine. Sì. E No, intendo poi, qualche guarda, gioco pure magari tipo single player, stessa cosa qua, però magari single player non. non ci gioco mai. Manco Proprio non so per perché. esempio The Last of Us, cose del genere, Cioè, proprio. Forse sono io una persona competitiva. A me mi piace giocare e sapere che contro sto qualcuno. giocando contro qualcuno vero. No, vabbè, ma alla Uno. fine i single player sono tipo una serie, sai? Sono Sì, tipo un film. cioè L'hanno io ho trattato giocato così. anche molto a tipo Clash of Clans, Clash Royale, tutti quei giochi dove sapevo che stavo distruggendo un'altra persona o perdevo contro un'altra persona. Cioè questo elemento anche per esempio, io non per esempio su FIFA non gioco mai alla carriera, non la faccio mai Ah, no, vabbè, perché quello no. a giocare contro il computer proprio non mi interessa. No, vabbè, Non ho, certo. a me piace giocare contro qualcuno che so perché così impari un po' a gestire tutte queste situazioni dove più giochi, più impari con le situazioni e più ti adatti a rispondere a queste situazioni. Non No, so no, se. certo. Sì, certo. Alla fine pure io la penso così. Però giochi tipo appunto, sai, The Last of Us, roba del genere, mi sono piaciuti molto perché li trattati come una serie, sai. Dici, Sì, non sì, è che sì, sì. voglio giocare, voglio competere, però comunque. Sì, no. Io purtroppo non so perché, infatti c'ho proprio uno dei miei migliori amici qui in America, mi piglia sempre per il culo, perché lui è un gamer, lui gli piacciono tutti, anzi due miei migliori amici, tutti e due, odiano il fatto che non gioco a questi giochi con loro, questi più single player, che loro stanno lì ore a parlare di questi giochi, io proprio non ce la faccio, ci ho provato più di una volta, ho pagato, l'ho scaricato, ci ho giocato e poi dopo un giorno non ho più voglia, non so Ah, perché. ecco. Non so perché. Intanto chiedono il tuo canale come si chiama? No, Il canale si chiama La vita di Matteo. no, no, il tuo canale è Twitch. Ah, Twitch strategico, con una extra O. Quindi Perché strategico con strategico due l'avevamo preso già strategico, O. quindi ho dovuto Vabbè, aggiungerci chissà. un O. Rocco, se mandi il link, manda il link in chat magari, così facciamo andare. Poi però, giustamente tu sei un po' scomparso appunto per quel periodo che abbiamo parlato prima, ma in generale da quando hai smesso di fare video in pochi ti hanno seguito su Instagram. Perché alla fine Sì, sì. era l'unico social dove uno poteva seguirti, eccetera, cioè rimanere in contatto, diciamo, con te. E molti appunto non ti hanno seguito. Se magari proprio per questi che non ti hanno seguito, che cosa è successo nel frattempo? Bah, nel frattempo, allora Molto io in perché breve, logicamente, perché sono sì. passati anni, quindi. Sì, giustamente. Bah, niente, ho cominciato la mia carriera da product designer, quindi cosa faccio io tutti i giorni? Io disegno prodotti come questo, no? Io lavoro con gli ingegneri che ci danno tutti i pezzi che vanno dentro e io faccio, creo le si dice surfaces o quello che è, per Ma quello prodotti l'hai fatto proprio tu? in generale. No, questo non l'ho Ah, fatto io, ok. però Mica c'hai conosco, un. cioè, per Ah, esempio conosco la gente che ha disegnato questo prodotto. ok. Se c'è qualcosa, magari che hai fatto tu, una foto di qualcosa che hai fatto tu, magari. Sì, io ho disegnato tanti prodotti per la House of Marley, ho disegnato, cioè te li posso anche andare a prendere, ho disegnato tanta roba, per esempio No, beh, delle se non è un pennucce problema, è giusto, sai, vape, un inalatore. giusto Se uno per al farlo. massimo vi mando un attimino un link, semmai al mio sito, ci sono tanti prodotti, comunque, boh, senza manco entrare nello Sì. specifico. Io disegno i prodotti, quindi spendo tanto tempo davanti al computer. Noi di solito cominciamo con prima degli sketch, degli schizzi su carta e penna, e poi una volta che troviamo una specie un'estetica che ci piace, andiamo e creiamo questi prodotti prima in 3D usando software come SolidWorks, Rhinoceros, ce ne sono un paio. E poi facciamo tante stampate 3D print così riusciamo a vedere i prodotti proprio in mano e Sì. vedere come sono. Poi facciamo il rendering e poi le presentiamo al cliente. E poi il cliente piglia tutto quello che gli diamo, tutto un pacchetto di data così e vanno a produrre il prodotto. Però tante volte anche noi creiamo proprio i nostri propri prodotti da ditta. Dove andiamo e facciamo una produzione. Anche, per esempio, ho lavorato su un progetto un po'. Che è una pennetta così per la cannabis, per la ganja, Ah, sì, dove mi ricordo. abbiamo creato 100.000 pezzi di quello, per esempio. Cioè, quindi un po' di tutto alla Che aspetta, fine ambiente. mi pare che la creaste quando tipo divenne legale, una cosa del genere. Sì, Ah.
Oramai la cannabis qui in America è legale in tantissimi stati, non è ancora legale in tutta America, però in tanti stati è legale. Per esempio, in Michigan, dove è Detroit, è legale, in Illinois, dove c'è Chicago, è legale. Quindi in tanti stati è legale, però a livello, qui si dice federale, non è ancora legale, e però di sicuro tra qualche mese, secondo me, ora con la nuova amministrazione diventerà legale in tutta Mi sa America. che qui in Italia non arriveremo mai a. Ma perché hanno capito che capito, ci guadagnano davvero tantissimi soldi a tassarle, tutti i prodotti. Dici Quindi è l'America? diventato. Sì, in America, Ma sì. quello in Italia anche sarebbe così, cioè, anche per quanto riguarda tipo la prostituzione, tassandola, sai quanti soldi è, però non si fa, boh, o perché c'è il Vaticano in Italia, non lo so, però potrebbe Ci sta, eh? Ci sta totalmente. Vabbè, essere. qui comunque. Per ora stati tipo il Colorado e altri posti così che già la stanno tassando da 4-5 anni, credo. Stanno ricostruendo tutte le strade, le autostrade, stanno Con ricostruendo le l'erba. scuole. Sì, coi soldi dell'erba. E quindi, capito, secondo me hanno scoperto, insomma, la formula. Dicono, vabbè, la facciamo diventare legale e poi con i soldi che guadagniamo. Ci ricostruiamo le scuole, le strade e tutto, cioè, come fai a dire no a quello? No, ma ci sta Cioè, assolutamente, anche perché è erba, quindi non è che voglio dire, nel senso. sì. Quindi, insomma, quindi io ora disegno prodotti, come dicevo prima, c'è un ritmo abbastanza intenso, e quindi per me l'hobby sarà sempre di fare video, sarà sempre più un hobby, perché oramai la carriera ce l'ho, Ah, beh, certo. e sono anche molto fortunato perché ora lavoro in uno studio di 40 persone qui a Chicago che si chiama Minimal. Insomma, è uno studio che, insomma, qui si dice Dream Studio, cioè nel senso io volevo sempre lavorare lì e dopo tanto lavoro sono riuscito prima a fare lo stage, la internship qua, e ora sono senior designer Vabbè, fai alla quello che ti Minimal. piace, insomma. Sì, Va bene, quindi, cioè, oramai, capito, cambiare per andare a diventare uno streamer. sì. No, Cioè, no, capito, è vabbè, proprio una cosa che esatto. non Ma poi. succederà mai, No, non ma ha sì, infatti, senso. poi fai la cosa che ti piace, quindi perché Sì, dovresti sì, sì, sì. cambiare? Ti chiedono, Berlot sempre chiede cosa ti manca dell'Italia e cosa no. Beh, mi manca il calcio tanto, perché qui nessuno lo segue il calcio. Ma tu segui sempre la Fiorentina, sì? Sì, la seguo sempre la Fiorentina. Mi manca tipo gli edicolai, no? Che ti vendono il giornale. Edicolai? Sì, No. edicolanti, forse, boh, vabbè. Sì, mi manca, capito, scendere di casa e vedere tutte, capito, come si chiamano quei cazzo di, non Le i poster, edicole. ma le edicole, Ah, sì, le e cose fuori, leggere dici tu. tutte, Ah, leggere ok. tutto, no? Quando io andavo in giro a Firenze scendevo, anche quando torno, no? Scendo, mi piace leggere della Fiorentina, mi piace proprio. La cultura è difficile da spiegare, perché in Italia sono tutti molto più caldi come personalità. Invece qui in America, capito, tutti provano, entrano in macchina, capito? Da casa, c'hanno il garage, entrano in macchina, vanno a lavoro, poi finiscono di lavorare, salgono in macchina, tornano a casa. Quindi, Ah, capito, sono secondo me molto. si scordano come essere attorno alla gente. Quindi diciamo che quello che si vede poi nei film, appunto, e come viene rappresentata l'America in generale, non è così. Ma io ti dico, l'80% dell'America è così. Poi io, grazie al cielo, vivo io proprio downtown Chicago, quindi vado anche molto a piedi, vedo tanta gente, quindi un po' mi ricordo un po' come l'Italia. Però qui sono molto freddi come persone, quindi quando torno in Italia, proprio quando torno a Firenze sono felicissimo, perché sento l'accento, sento Ah la beh, gente, certo. capito? Ti piglia per il culo, per la strada, cioè, capito? Tutti questi elementi che non esistono in America. Poi ovviamente il cibo, tutta un'altra Ah cosa. beh, no, non ne Il parliamo, no. cibo, capito? Quello mi manca. Però allo stesso tempo, una cosa a cui penso sempre, perché poi alla fine, quando torno in Italia, una cosa che mi accorgo sempre è il fatto che mi sembra che tutti quelli che hanno la mia età ora o hanno appena finito di studiare, o stanno ancora studiando, o, capito, pochi lavorano. Quello ho notato, di giovani, pochissimi lavorano, oppure Tu pochissimi dici che vabbè, si non trova vivono in con i America genitori. si trova più facilmente lavoro, questo insomma. Sì, infatti io all'inizio, ovviamente i primi anni che ero qui, ero sempre incazzatissimo con mio babbo che mi aveva portato qui, perché? Capito? Non lo capivo, ma lui l'ha fatto apposta per dare un'opportunità a me e alla mia sorella di trovare lavoro.
capito? Qui danno molto valore ai giovani, moltissimo lavoro. Cioè, io da quando c'ho 18 anni che non vivo, c'ho il mio appartamento, lavoro, capito? No, che è una cosa che io mi ricordo anche, cioè, se io guardo ora a tutti i miei amici che ancora ho in Italia, pochissimi lavorano o hanno una carriera. Ah, certo. E quello è una cosa che mi dispiace molto, insomma, sentire queste cose. Io torno, capito, dico, vabbè, io già lavoro da 5 anni, capito? Cioè, appena ho finito... Ma tu che anno sei? 95? Io sono 94. 94, ok. Quindi io appena ho smesso di studiare, appena ho finito il college, ho trovato subito lavoro e lavoro da 5 anni, quasi 5 anni. Quindi, capito, è molto diverso. Anche tutti i miei amici qua, tutti lavorano da sempre, capito? È proprio appena pigli il primo lavoro, capito, esci di casa e sei indipendente. E invece poi torno in Italia e tutti dicono, sto finendo i miei studi. Ma stai ancora studiando? Anche la mia sorella, Mia sorella, lei è venuta qui in America, ha finito di studiare, lei era top of the top, bravissima, ha studiato bene, è stata a New York per un anno o due, e poi è tornata in Italia, no scusa, è andata in Svizzera e sta ancora studiando, capito? Perché in Europa, proprio non solo in Italia, in Europa va molto studiare, cioè mi sembra che tutti devono studiare, devi studiare e basta. Sì, invece forse in America devi lavorare, perché se, non, cioè, se vuoi fare il salto di qualità nella tua carriera, devi avere anni di lavoro. Quindi se non lavori non fai il salto. Beh, quello è sempre invece in Italia devi avere 25 anni di studi, cioè prima che trovi lavoro, sembra, se... No, infatti, intanto voglio ringraziare un attimo i follow che... Ringrazio Pritro3201, Frank, Blizzard, Berlotz, Christicher03, Fades Junior, Lifedust e Plettrus. L'ultimo grazie, Plettrus ragazzi. In particolare. No, lo devo fare perché poi sai, fanno tutti così, no, quindi mi adeguo. Tranquillo. Allora, poi ti volevo chiedere, tornando un attimo a Call of Duty, perché mo abbiamo un attimo divagato il tuo lavoro, cose così. Sì. Tornando a Call of Duty proprio puro, se dovessi creare una tua classe, sai, di quella classe personalizzata con elementi di tutti i Call of Duty, tutti, dal primo all'ultimo, quelli che hai giocato tu. Quindi una principale, una secondaria, tre bonus, una granata, sai, proprio la classe, però con elementi presi da tutti. Questa è difficilissima di domanda. Poi, capito, io so oramai so tutti gli attachments, tutti li sono in inglese, quindi manco te li posso dire. Dilli in inglese, penso. Però ti posso dire, se ti aiuta, io uso sempre Fantasma, sempre. Tutte le classi uso Fantasma. Immagino. Vabbè, l'arma principale, io ce n'ho una MP5. Quasi sicuramente. Ma aspettavo l'M4. Troppo lenta. Perché mo ti spiego perché. Io gioco quasi sempre. Ora non so, correggimi o traduci se. Sì, però io sì. Faccio sempre spawn trapping. Nel senso. Ah, ok. Io, vabbè, la spawn trap. Però si dice così: spawn trap. Sì. Vado lì, mi infilo in posti dove, capito, gente manco si aspetta che sono lì, capito? Cioè, sono. Loro li hanno appena uccisi, capito? E partono, sono lì incazzati, vado a uccidere qualcun altro. No, invece sono io che sono lì proprio lì accanto appena nasce. Sono un po' una merda, nel senso. Ma io mi ricordo il primo video che facessi su questa tattica qua. Era un video su Firing Range in Black Ops 1, me lo ricordo tale quale. Che usavi Fantasma e non usavi Sciacallo, perché tu usavi sempre Sciacallo, mi ricordo, appunto, per avere le munizioni. E usavi Fantasma, poi dicevi di prendere l'arma da terra. Mi ricordo che quella partita era un devasto, perché veramente le ammazzavi. Manco il tempo di rinascere, già le ammazzavi. Sì, perché un po' ti aiuta, perché alla fine io non sono mai stato un giocatore top, no? Non sono mai stato. Ma anche perché all'epoca non si portava nemmeno, cioè, nel senso, uno giocava per divertirsi, c'era quello più forte, però non c'era il competitive come adesso, per esempio. Sì. E quindi io, capito, mi aiutavo, nel senso, mi mettevo in delle situazioni dove, anche se non ero il più forte a sparare, ma almeno riuscivo, mi dava un vantaggio, no? Essere in questa situazione, certo. Dove ero lì che lo aspettavo, lui stava correndo verso di me, io ero già lì che lo aspettavo, era un pochino più facile. E quindi oramai gioco sempre così. Ora, per esempio, se ti do un esempio, uso sempre Ninja, Silenzio di Tomba. Silenzio di Tomba, Fantasma. Beh, l'hai fatta praticamente, MP5, Fantasma, Silenzio di Tomba, ma anche il secondo. Silenziatore ovviamente. Okay. Classico, non è mai cambiato. E poi che altro? Vabbè, alla fine accessorio è finito, la secondaria... La secondaria...
Vabbè, Ma non so, non si usava io sempre, mai. come dicevi te, io sempre la secondaria parto sempre con una pistolina abbastanza agile, bella svelta, Ah. e poi prendo, di solito appena Armate. uccido qualcuno gli rubo l'arma, no? Sì. Così posso tenere fantasma e andare in giro con due armi. Quindi, cioè, Ah, vabbè, più o sì, ci meno sta. ultimamente, poi io a quest'ultimo Call of Duty, non Cold War, ma Modern Warfare, ci ho giocato tantissimo. Ah, sì? Sì, perché... è partita la quarantena Ah, giusto, vero. e quindi, capito, ero a casa, cioè avevo molto più tempo e giocavo spesso. Poi mi sono costruito il PC, quindi insomma anche giocare sul PC ti dà un bel vantaggio. Ma giochi con mouse e tastiera? No, io gioco col controllo della Ah, ok. PS4, sì, così. No, sei Senza, con... no, mouse e tastiera non... Forse un giorno ci proverò. No, Però pure io, sono non voglio sempre... buttare via 10 anni col pad, Sì, capito? no, sono d'accordo, la penso come te. Uguale. Cioè, E comunque invece... ora, come dicevi te, diventa Sì. tutto molto più competitiva No, la infatti Call su of PC Duty. trovi mostri, quindi... Cioè, Meglio, no. E invece la mappa preferita di sempre tua? Sempre di tutti i COD. sì. A me piaceva Terminal Vabbè, tantissimo. classica. Terminal. Rust, ovviamente. E forse High Rise. Quelle tre io infatti sto sperando MV2, ancora. tutte di MV2. Sì. E dico... Non so perché. Perché forse sono un po' tutte. Mi piacciono molto, tranne Rust, però Rust era il Terminal e bordello di tutto da... High Rise sono molto simili a tipo. Non sono mappe, capito, con tutti questi elementi che non ti troveresti mai nei nostri anni. Cioè, sono abbastanza basate sul presente, Ah, no? ok, sì. Terminal è un aeroporto, È un capito? aeroporto, Cioè, sì, giusto. mi piaceva quello. E stessa cosa con High Rise, insomma, sei in cima a un grattacielo, Sì, infatti. capito? Ci sta. Quindi quelle due mi piacciono molto. E infatti chiedono MV2 o BO2? Di conseguenza ti giro questa domanda, visto che hai citato tre mappe di Modern Warfare, Guarda, ti dico la verità, tutte e due mi sono garbate tantissimo. Forse, se mi chiedevi questa domanda prima che uscisse Modern Warfare quello di ora, ti dicevo BO2, però visto che ora questi giochi sono così simili, quindi. Ah, no? sì, infatti. Ci sta che sono un pochino più sul campo di MW2. Quasi, mi stai dicendo praticamente Modern Warfare è stato quasi il tuo preferito di sempre. Sì. Ah, sì? Quasi sicuramente, sì. Perché forse perché ci ho giocato di più. Cioè io mi ricordo tutte le... Cioè che poi anche, vabbè, facevo i video, però... anche con i miei amici eravamo sempre su Rust uno contro uno con l'intervention, no, a fare quick scope e basta. Ma cioè, Sì. ci abbiamo passato tutte queste ore. Cioè, immaginati dalle tipo, noi finiamo la scuola alle 2:45 di pomeriggio, tornavo a casa, facevo un po' i compiti, poi cenavo. Poi, diciamo, dalle 6-7 fino alle 3 del mattino ero lì. Uno contro uno con lo stesso amico, capito? E noi eravamo lì, parlavamo, giocavamo, capito? E diventava quasi... Cioè, secondo me mi sono fatto tante amicizie così. E No, infatti. infatti Sì, infatti. ci tengo molto a quel gioco. Un'altra cosa, tu poi nel tuo primo video, appunto è primissimo sempre, dici proprio sono qui per aiutarvi a migliorare il vostro stile di gioco, mi ricordo come se Sì, non sì, sì. fosse. Se dovessi dare tre consigli, proprio solo tre, basilari, anche generici, a un giocatore medio per migliorare, di Call of Duty ovviamente. Allora io ti dico insomma in base a quello che ho sentito, cioè nel senso una cosa che ho notato è che c'ho tanti amici che hanno la sensibilità altissima perché pensano che più alta è la tua sensibilità, no, stanno lì a 12, 13, no, Sì, perché ti giri meglio, ti giri altissima, più giocano veloce. meglio, ti giri meglio, no, secondo me spari peggio, Sì. quindi abbassarla. Io ora infatti sono su 5, 5, 6, 6, insomma dipende un po' da dove, da come gioco. Poi anche secondo me Fantasma ti aiuta sempre perché se stai in una lobby di gente che sa quello sta facendo, loro c'hanno sempre l'UAV e ti vengono a prendere subito, cioè perché poi alla fine dipende anche un po', ora c'è Warzone e No, multiplayer no, che sono no, totalmente io dico, diversi, parlo del però multiplayer comunque proprio. avere Fantasma quasi sempre ti aiuta sempre perché non, tante volte non ti beccano da dietro, capito? Ah, sì, vero, ci Io vuole. infatti gioco sempre, c'ho sempre l'UAV,
e appena lo becco vado a 2000, appena vedo quel pallino rosso è mio, vado, capito? Sì, e infatti, so che tanti sei. Giocano così, quindi avere fantasma ti aiuta in quel senso. Poi ora che poi su Modern Warfare questo l'ultimo non ti serviva un silenziatore, non ti serviva, perché beh, io anche io sparavi... non ci ho giocato parecchio, quindi sì. Eh? Se sparavi anche senza silenziatore il pallino non appariva in alto. Quindi, ah, è vero, sì, è vero, mi ricordo. Invece questo nuovo sì, appare, quindi avere un silenziatore. E poi l'altro consiglio è semmai avere pazienza. Nel senso, cioè, ci saranno sempre giocatori che sono meglio di te, sempre. Vabbè, certo. Ma li becchi spesso, eh? Cioè, sì. Non è che devi essere uno che fa i video per essere forte a giocare. Cioè, alla fine tante volte i giocatori migliori manco stanno lì a fare i video. Quindi secondo me, capito, avere pazienza, nel senso, se ti trovi in una situazione dove sei morto 3, 4, 5 volte di fila, se ti aspetti un attimo, detto cazzo, che vai sempre a inseguire la stessa persona che ti sta ammazzando, o la stessa persona che sta sempre lì nell'angolino, cioè un po' di pazienza tante volte ti cambia la partita, capito? Ah, no, io certo. Tante volte parto la partita 0-8, capito? Mi hanno fatto un culo così, allora sto lì, aspetto, metto giù il controllo, dico aspetta un attimo e mi ripiglio e poi parto, capito? Aiuta tanto. Ah, vale pure e soprattutto su FIFA sta cosa? Sì, cioè perché tanto, capito? FIFA è quel ciclo, soprattutto io giocavo sempre a Ultimate, no? Vabbè, sì, ovvio. Poi quest'anno comunque è stato il primo anno che non ho comprato Ultimate. Ah, hai fatto benissimo. Speso tanti soldi, avevo speso così tanti soldi a comprare questi cazzo di pacchetti. E era arrivato a un certo punto dove mi detto, ma non ha senso. Poi io, correggimi perché non l'ho preso quello sì, nuovo, dimmi. Però non ho visto quel salto di qualità nel gameplay proprio dall'ultimo. Allora, all'inizio era diverso, era leggermente diverso, era più veloce, sai, c'era sta cosa così. Ma poi patch dopo patch è tornato lo stesso gioco dell'anno scorso, uguale, sì. identico. Perché poi cosa ho notato? Cioè io ovviamente l'ultimo ci giocavo anche molto spesso, ero arrivato, ero... Ma non più infatti forte, però ero mi ricordo che mettessi una storia su Instagram che avevi trovato chi? Avevo trovato Cristiano Ronaldo. Ok. Vabbè, non ti insulto. Sì, per aver ma infatti era una botta di culo, cioè infatti ero con i miei genitori, penso un po', ho detto vabbè, fammi aprire sto pacchetto poi usciamo, no? Che erano venuti a trovarmi a Chicago. E ho trovato Cristiano. Ah, e loro non capivano la botta di culo che c'era, non la capivano, cercavo di spiegare, ho detto oh, questo non succede mai. mai gioco da 6-7 anni non mi è mai capitato. E, comunque una cosa che avevo notato è che tutti fanno su questo giochetto, non so se lo fanno ancora, dove sì. Tirano la palla indietro ogni volta, no? Che il è la mossa back. Eh? il drag back sì, è tutto quello, drag back, non c'è più, l'hanno levato. L'hanno levato perché in pratica è inutilizzabile perché è lentissimo. Ti ricordi che l'anno scorso era velocissimo? Era proprio veloce, che facevi tatta e sì, subito. Sì. Quest'anno invece sono doppi passi a manetta. Sono solo doppi passi. Sì, perché ti dà un boost di velocità incredibile. Quindi fai il doppio passo e vai veloce, vai dritto, capito? Quest'anno è solo skill. Se non skilli, quest'anno è finito. Sì. Interessante. Forse allora ci devo provare. No, non lo fare. Che... Non lo fare. Non lo fare? Non lo fare. Per il tuo bene, non lo fare. Ok. Allora aspetto il prossimo, perché secondo me ogni anno che escono le nuove console, la prima generazione di giochi non è un granché, capito? Perché ancora non ho fatto l'ottimizzazione per quei giochi, per la console. Io non l'ho presa quest'anno. No, nemmeno io, ma infatti credo che FIFA 21, FIFA 22 sarà già, così come i prossimi COD, saranno già fatti proprio per la 5, mentre questi qua sono stati fatti per la 4 e poi sono stati ottimizzati, fatti per... Quindi secondo me ci sarà un bel salto il prossimo, ci sarà un bel salto, poi torno. Perché mi piace, a me, io ho capito, seguo sempre il calcio, no, ma quindi infatti, giocare a FIFA. Il punto è giocare senza pretese, se giochi senza pretese è anche bello, però nel momento in cui vuoi vincere, quando succedono certe cose, poi ti incazzi, e infatti ti leggo due cose, il tilt non è una cosa gestibile su alcuni giochi, e poi un altro sotto, il tilt è sempre gestibile, come la pensi? Sì. Che dici? Il tilt, cioè tilti, che vai, tilt, che... ti incazzi come un animale, diciamo. Ah, tilt. Scusa. E qual è la domanda? Se è una cosa gestibile o non gestibile su alcuni giochi. Ma dipende dai giochi, cioè è proprio caso.
Poi dipende anche secondo me dalla No, sai perché? persona. Perché, ah, vabbè, dalla persona dipende sempre. Però sai, pensavo io su COD, sai, ti ammazzano, fanno, male che va, esci dalla partita. Esci dalla partita, ne starti in altre e va meglio. Su FIFA invece, soprattutto nella Weekend League, che non so se tu facevi l'anno scorso, non puoi, capito, subisci gol, non è che puoi dire esco, ne cerco un'altra, hai perso, capito? Per dire. Ma comunque, boh, io parlo per esperienza mia. Io sono uno di quelli che raramente me ne vado. Cioè, tante volte anche su Call of Duty me ne vado che per sbaglio, perché qualcuno mi ha mandato un invito, se premi quadrato esci, ti tira fuori. Sì. Io quasi sempre provo a sono uno di quelli che fammi finire sta partita e mi danno i punti bonus, no? Ti danno qualcosa per finire la partita. Sì, su COD sì, però su FIFA non ti danno niente, ci danno 500. Su FIFA è purtroppo, capito, devi finirla la partita. Ah. Ma tante volte, non so se succede anche a te, cioè sì, parti la partita 0-3. Che capito? Stai perdendo, sì, può capitare. Sì, stai perdendo. Sì, sì, sì. Cioè, tante volte resto, perché non voglio, ti danno, come si dice, il multiplier, ti diminuisce, sì, se sì, sei ecchi, tante volte, sì, anche su Rivals e tutto il resto. Sì. E quindi tante volte resto. Tante volte vinco, capito? Ah, cioè, no, infatti, ci sta che tu pensi di andartene, poi magari segni un gol e la cosa cambia. E... Sì, sì, sì. Ah, sì, certo, l'andarsene, sì, alla fine... Per uno che poi è competitivo, alla fine dice sì, mo quitto, eccetera, ma alla fine non se ne va. Sì, ma poi tante volte anche le perdi 9-0, cioè nel senso... sì, sì, tutto può capitare, è bello, è vero. Sì, 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 sì. Quindi... E secondo te, appunto, proprio per questo, fin dove si può migliorare? Cioè, nel senso, come si capisce di essere arrivati al proprio limite? Dici, vabbè, questo è il mio limite, io oltre questo non posso andare. Su COD, come su FIFA, in ogni gioco... Sai, come si capisce? Dice, io più di questo purtroppo non ce la posso fare. E quanto è effettivamente una predisposizione poi genetica? Sai, uno dice, tu sei portato, eri portato per giocare a Call of Duty, appunto i tuoi amici dicevano, ma come fai, ma come non fai? Ma a te nessuno aveva insegnato a giocare, capito? No, secondo me è difficile rispondere perché non so la risposta. Non so la risposta, di te, verità, quindi non voglio stare qui di cazzate. Però per esperienza mia, cioè nel senso... Cioè, ci vogliono ore, capito? Cioè, proprio più ci metti, più ci guadagni, come nel lavoro, come nel tutto. Cioè, poi arrivi a un certo punto dove i miglioramenti li vedrai sempre meno, però secondo me, a me piace pensare che i miglioramenti ci sono lo stesso, capito? Certo. Forse nelle prime 100 ore che tu spendi in un gioco, capito? Sì. Vedi miglioramenti molto spesso. Certo, poi nelle prossime 100 le vedi sempre, cioè, non le noti così spesso. Capito? Sì. Cioè, è quella la cosa. Cioè, secondo me migliori sempre, però il miglioramento è sempre, il margine di miglioramento è sempre più piccolo, quindi lo noti meno, però secondo me, a me piace pensare che stai sempre migliorando. Sì, no, infatti ci sta. E tornando al fatto prima dell'America, no? Consiglieresti a qualcuno di trasferirsi? Cioè, mettendo proprio a confronto America e Italia, ma più riguardo tutto, non solo, sai, l'aspetto lavorativo della cosa, proprio tutto. Sì e no, dipende un po' dalla situazione, perché qui, capito, a me mi arrivano spesso i messaggi di gente che vuole venire qui in America a fare il cameriere, per esempio. Purtroppo, secondo me, da quello che ho sentito, io ci ho avuto tanti amici camerieri, cioè, qui i camerieri, per esempio, vivono sulla mancia. Ah sì, è vero. E ti pagano tipo 2 euro l'ora, che qui in America non è niente. No, infatti. E poi sopravvivi grazie alla mancia. Però poi non ti danno nessun benefit, non ti danno l'assicurazione, non ti danno niente, capito? Quindi non ha senso. Poi, se sei un italiano che sta venendo, ti devono dare visto lavoro. Sì. Il visto lavoro tante volte una ditta piccola, un ristorante, nessuno te la paga. Perché se non sbaglio su 3.000 e passa euro. Non te la paga nessuno. Sei tipo illegale, quindi, diciamo. Sì, ma non ti fanno lavorare, capito? Di conseguenza, cioè, in America nessuno piglia il rischio, perché tanto per un lavoro come un cameriere qui in America non è considerata come una carriera come è considerata in Italia. In Italia c'è gente che fa il cameriere, cioè, vive una vita bellissima o anche molto felice. Qui invece tanti camerieri, poi i camerieri, quelli dei ristoranti, magari, sai, seri, vengono pure pagati un sacco. Sì, sì, invece qua, capito, anche se guadagni molto di mancia, poi, capito, devi spendere tutti i soldi a pagarti l'assicurazione. Mamma mia. Quindi, capito? Diciamo che... Quindi, cioè, però invece se sei un italiano che ha appena ricevuto
un'offerta di lavoro dall'America, no? Da una ditta abbastanza grossa, bella, no? Sì. Che sta addirittura cercando gente fuori dall'America, sì, lo farei subito. Ok, diciamo quindi, se ne vale la pena a livello lavorativo, sì. Sì, perché come livello lavorativo, soprattutto i giovani qui ti danno ti danno un botto di responsabilità, ti danno... cioè, proprio vogliono giovani. Okay. Capito? Li vogliono. Cioè, io la cosa che mi piace di più è proprio quella. Che anche se ho la faccia da uno dei 15 anni, posso andare lì davanti al cliente e presentare il mio lavoro. Capito? Ti danno proprio quell'opportunità qua. Che è una cosa che... ho parlato con tanti designer, soprattutto in Italia, quella non è una cosa che non succederà mai finché non c'hai 40 anni, capito? Correggimi se sbaglio, quindi diciamo la cosa ideale, diciamo, sarebbe trasferirsi se si ha un'offerta lavorativa adeguata, sì, a livello proprio monetario, sì, perché se in America... Se offrono un lavoro ai tuoi genitori, certo, e i genitori si vogliono trasferire, cioè, vai subito. Ok. Vai subito. Poi anche, capito, imparare l'inglese, quello, capito, secondo me tanti hanno paura di imparare l'inglese, no? Oppure hanno paura perché arrivano lì e non sanno l'inglese. Fino a un certo punto, perché poi alla fine, a dire la verità, tanti americani amano proprio l'accento. Se te c'è l'accento italiano, proprio diventi... Io che oramai purtroppo ho fatto così tanti anni a cercare di scordarmi l'accento italiano. Cioè, proprio me lo ho detto, io quando parlo in inglese voglio cioè nessuno manco lo sente più. Una curiosità mia, ma come pensi l'italiano in inglese? Io ora sto pensando in inglese e sto traducendo tutto in italiano. Madonna, che è difficile. No, infatti. Quindi ci ho messo a fare sto change, questo cambio, cioè 3-4 anni ci ho messo. E all'inizio, diciamo, prima di trasferirti, come stavi messo in inglese? Pessimo, cioè, proprio perché io ero uno di quegli scemi che diceva quando cazzo mi servirà l'inglese, poi boom, karma, e mi sono trovato in America e non parlavo manco una parola, non capivo niente. No, ma in generale serve l'inglese, in generale. Sì, ma 12 anni fa, capito? Ah, 12 anni fa, sì, infatti, forse meno. Anche in Italia eravamo molto più chiusi, cioè non è che c'era tanta gente che sapeva l'inglese. Vabbè, o guardava anche adesso, guardava le cose in americano. A parte i giovani, in Italia in inglese credo che siamo messi molto male. I giovani, bene o male, sì, è un mio pensiero, credo, in base a quello che vedo, però... Io ho portato... I giovani sono messi bene, quasi tutti. I giovani, sì, no, io dico di quelli un po' più adulti. Ah, sì, no, c'hai ragione, perché poi io, quando ho portato la mia ragazza in Italia già due volte... Ho portato il mio migliore amico in Italia e ogni volta anche col mio gruppetto di amici, che alla fine anche loro somari come me in inglese, e tutti ci provavano a parlare in inglese. E, cioè, alla fine sia la mia ragazza che il mio migliore amico, alla fine sono riusciti a parlare con tutti, hanno una specie di amicizia, insomma, quindi sanno l'inglese, lo sanno, via. Quindi poi più come nel Call of Duty, più parli inglese più lo impari, più ascolti più impari, capito? Sì. Ci vuole proprio una questione di tempo, cioè provare a imparare l'inglese perfettamente prima di arrivare in America, che è una cosa che ho sentito anche molto spesso, non è possibile, perché poi l'inglese che studiano in Italia è l'inglese quello, non è americano. Ah, beh, no, certo, appena arrivi in America è totalmente diverso, certo. Ci sono tutti modi diversi di parlare. Poi parlano veloce, quindi magari non capisce queste cose qua, quindi diventa complicato. Sì. Per esempio, ora ti faccio un ultimo esempio proprio veloce. Quando io, che sono in Michigan, quindi sono al nord, no? Ho fatto uno stage, un internship all'Electrolux in Carolina, North Carolina. Quando sono arrivato lì, per le prime 3 settimane tutti mi dicono, ma te parli velocissimo. Ma perché al nord parlano tutti velocissimo, invece al sud molto più lento. Immagino, ma da stato a stato cambia tutto, immagino. Sì, ma non come in Italia, In Italia tutti hanno gli accenti, regione, vabbè, tutti, capito? Sì. In America molto molto meno. Però cambia perché solo... alla fine, secondo me, è perché l'America è abbastanza giovane come, come nazione. Sì, infatti. Cioè, 200 anni, quanti ce n'ha? 300, boh. Non lo so. No, infatti io non dico niente per non debitare. No, e invece poi proprio il fatto, sai,
volevo fare un discorso proprio per chiudere, piccolissimo, sulla questione del razzismo in America. E cioè, tu che magari sei lì, che a quanto pare il problema è serio anche qui in Italia, ma in tutto il mondo, però tu che magari sei lì e il problema lì è più serio, cosa ne pensi della questione in generale e anche di questo poi come si ripercuote su appunto Twitch e tutte le cose, che ormai non si può dire più un cazzo, perché sai dove finisce il razzismo, dove inizia, sai, dove magari invece uno può dire quella parola senza essere additato come razzista, o ma non quella parola, quella lì, dico parole in generale particolari. Guarda, ti dico la verità, cioè ti hai detto che forse il razzismo qui in America è molto, si sente di più o quello che è, ma ti dico la verità, nelle città non lo senti, non, okay. Cioè proprio pochissimo, cioè è quasi invisibile, perché tutti, cioè se sei razzista proprio ti piglia una botte qui in America. E appena esci dalle città, sì, si vede molto di più. Ok, vabbè, cioè, quasi come qua fuori, appena, cioè io che sia a Detroit che a Chicago, ma io sono, poi ho vissuto in San Francisco, cioè proprio in tutte città, no? E sì, non ho mai, cioè forse sono anche un po' cieco io, nel senso manco l'ho notato, perché a me non, ovviamente non sono razzista, ma beh, mi dà fastidio, però non l'ho mai notato, nel senso io ho sempre trattato tutti allo stesso modo. Vabbè, non hai mai assistito episodi, insomma, di... e quindi secondo me, cioè a Chicago per esempio, sono lì da 4 anni, cioè non lo noti quasi mai, perché anzi la popolazione dei cosiddetti whites, i bianchi, come li vuoi chiamare, qui dicono Caucasian, è la parola che si dice qui in America, è più bassa del resto, delle minorities. Cioè anche secondo me usare questi termini come usano qui in America è un po' strano, perché dicono minorities sono quelle sudamericani, sono i messicani, invece, sono... Sì, infatti invece sono la maggioranza praticamente. Sono la maggioranza, capito? Anche gli afro-americani sono tutti la maggioranza. Se ti metti insieme tutti i gruppi rispetto... Cioè, infatti mi ritengo anche abbastanza fortunato di non lavorare con nessuno che è razzista. O, io infatti c'ho lo studio dove lavoro io ora. A me piace moltissimo, perché alla fine siamo un po' tutti da tutto il mondo. Cioè abbiamo un indiano, uno sloveno, un francese... cioè siamo abbiamo un po' di tutti, capito? Siamo un po' quindi però appena esci dalle città, sì, c'è molto più razzismo. Vabbè, come qua alla fine, pure come ma anche indiretto, secondo me, nel senso quel pregiudizio, quel, capito, anche senza, quindi, anche senza l'episodio, però l'esempio che fanno sempre qui è lo sto traducendo, quindi forse non ha tanto senso, sì, ma l'esempio che fanno sempre qui dice, se vedi uno che è nero, si mette il cappuccio e stai camminando per strada, vai nell'altro marciapiede. Questo è l'esempio che fanno sempre qui, no? Okay. Che, quindi che c'è il pregiudizio, però non ci sono tanti episodi, ma c'è praticamente il pregiudizio, sì, verso le minoranze, che poi abbiamo detto che sono la maggioranza. Sì, sì. E ti dico perché alla fine, qual è, perché succede questa cosa? È perché, tornando all'argomento di prima, dove gente, capito, che ha iniziato a lavorare da quando aveva 18 anni ed ha sempre lavorato per una grande corporation e non ha viaggiato, non ha visto un cazzo nella vita, capito, si sveglia, va in macchina, va al lavoro, poi va a comprare, poi torna a casa, sta sempre in macchina e non incontra nessuno che non è come loro, come se stesso, sì. Capito? E poi non viaggia mai, capito? E poi sente, diciamo, sente storie sulla TV o quello che è, capito? Poi diventa un po' il pregiudizio. Vabbè, come qua, uguale, anche qua nei paesini è la stessa cosa, quindi sì, alla fine è molto quello, simile. Cioè, è molto simile, però secondo me qui in America forse un pochino di più, perché cioè, pochissima gente viaggia. Cioè, se te vai a vedere quanta gente c'ha il passaporto, ma dico un numero, dei miei amici, ti dico il 60% non è mai uscita dall'America. Madonna. Se non di più, anche 70, Cioè, però, è una cosa assurda. Ci sta, però l'America, sai, diciamo, uscire dall'Italia è più facile che uscire dall'America. Come ti devo spiegare? Nel senso...
più facile, nel senso che l'Italia è piccola, alla fine uscendo ci vuole poco a uscire dall'Italia. È facile, no? Sì, è sì, facile. Sì, ci vuole poco in Francia, in Inghilterra, invece per uscire dall'America è un viaggio ma impegnativo fa, sia a ma secondo livello... me non fa manco parte della loro cultura, nel senso loro, capito, si credono i migliori di sempre, no? In America, no? Qui tutti sono tutti grandi, no? Sì. E quindi vanno in vacanza, vanno, pigliano l'aereo dalla propria città, vanno in Messico, si fanno una settimana lì, tornano indietro e si sentono come se fossero, capito? Sì. Esperti di viaggi. Infatti. Cioè, poi quando penso un po', quando sono arrivato qui, no? Che sono arrivato qui il primo anno di liceo, dicevo che ero dall'Italia, mi facevano certe domande, cioè proprio da... Ma l'Italia è un'isola? Che cos'è? Madonna, oppure... Ma ci sono i cellulari? Ci sono i cellulari in Italia? Ci sono i cellulari, cioè, veramente? Ma sono... Cioè, qui, perché poi la geografia non la sanno qui in America, perché non le insegnano in prima elementare e poi mai più, quindi non sanno un cazzo del mondo. Se tu li metti... Ci sono tanti video dove... mettono davanti una mappa e gli chiedono dov'è la Francia, dov'è l'Italia, dov'è la Spagna, sì, dov'è l'Africa, non lo sanno. Addirittura, quindi per loro esiste l'America e basta praticamente. Ma guarda, ti dico, anche se hanno fatto pure il test, no, che poi questi sono show che fanno, quindi chissà se sono veri, ma dov'è l'America? Cioè gli fanno vedere una mappa del mondo, senza nomi, senza niente, dov'è l'America? E non lo sanno. Ci vuole, perché loro vedono sempre la mappa dove c'è solo il Nord America, sì. A questi livelli addirittura, sì. Poi ti volevo chiedere pure un'altra cosa, però prima di farlo memo un secondo, devo un attimo memare che avevo aperto il canale Twitch solo per fare questo. Io nel dubbio dalla questione del razzismo mi dissocio. Ok, perfetto, devo memare, devo fare questo meme. E poi ti volevo chiedere quanto appunto questa cosa del razzismo influisce su Twitch, in questo caso Twitch, perché vabbè, tu sei su Twitch, ormai tutti sono qui e via. Però che ormai praticamente non si può più dire nulla, stanno bannando parole ogni secondo. Sì. Cioè, qual è il confine? Dove si capisce quando si sta bannando, si sta punendo una persona effettivamente razzista e quando si sta punendo invece una persona che lo fa solo in modo goliardico, con una comicità determinata, sai, la comicità pure molto alla Louis C.K., non so se lo conosci. Sì, 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 quella, sì, quel tipo di comicità lì. Ma guarda, non so se c'ho la risposta, perché sono solo su Twitch da poco e poi anche questi cambiamenti a quanto pare sono da poco e quindi io non ho notato, non so se c'era tanti problemi prima di queste cose, però a quanto pare ci doveva essere un bel problema perché hanno fatto dei cambiamenti, se non sbaglio. No, per dire, hanno levato ma recentemente, hanno tolto il tag Blindrun. Cioè, per dire, se tu giochi a un gioco per la prima volta, no? Un gioco single player che ha una storia e tutto... Blindrun vuol dire che accendi quel gioco e giochi senza averlo mai giocato, senza aver mai visto nulla. Per la prima volta, insomma. E hanno levato questa tag, non aveva possibilità di mettere al tag Blindrun perché offende i ciechi. Secondo loro. Cioè, poi questa critica è stata mossa dall'associazione, un'associazione per i gamers diversamente abili, cioè Able Gamers si chiama l'associazione, che mi pare che è proprio americana. E da Twitch America poi logicamente è partita la cosa, e in tutto Twitch Italia hanno levato questo. Ma guarda, cioè io proprio non lo so, perché alla fine giustamente hanno un motivo, no? Sì. C'hanno un motivo, no? Offendersi col Blind Run, questo esempio mi sembra un po' eccessiva la cosa, capito, cioè nel anche... senso Blind Run, se è una categoria, un modo, un tag. Però comunque in America sta succedendo tanto. Per esempio c'era un team, i Washington Redskins, per esempio, una squadra di football. Redskins vuol dire indiani, nel senso gli indiani, quelli d'America, quelli che c'erano prima che è arrivato Christopher e tutti. Allora, e proprio quest'anno hanno cambiato il nome. Ora è Washington Football Team e basta, per darti un esempio. Anche c'era un'altra squadra, si chiama Indians, hanno cambiato il nome quest'anno, capito? Quindi sta succedendo molto in America, perché gente stanno cambiando i nomi. Poi c'era un'altra che era una specie di syrup, come si dice, una specie di miele, si chiamava Uncle Jemima, che era il nome di una schiava che ha fatto sto brand, e hanno cambiato sì, il nome. Ah, tipo quello che si mette sui pancake, per esempio. Sì, forse ho capito allora che c'era... Io non voglio manco stare a parlare perché non le so tutte le storie, non voglio manco stare qui a dire che le so tutte, però stanno cambiando molto, è perché
gente se si lamenta, ovviamente questi brands giganti, sì, loro vogliono fare, ora non so se si dice in italiano, ma politically correct, sì, nel sì, senso, politically correct, sì, sì, voi sì. Stiamo, io parlavo diciamo, di politically correct, hanno ragione, se c'è gente che si incazza, vabbè, fai, cioè, se, io sono del parere che se gente si arrabbia, vabbè, ascoltali e poi avanti, cioè, ma questo del brand run, personalmente io avrei detto, vabbè, mi sembra un po' eccessivo, sì, però tutte le altre cose che, cioè, il fatto che io possa andare su Twitch e bestemmiare per 2 ore, no, vabbè, vabbè, capito, e poi vai lì a bannare altre parole, mi no, sì, sono d'accordo, alla fine quello sì, cioè, una cosa sì, un'altra no, insomma, poi una persona si potrebbero offendere per mille cose le persone ogni volta, quindi sì, 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 poi gente si offende ovviamente, però non so se a te piace quel tipo di comicità là. Lui, non so se a te piace quel tipo di comicità. A me piaceva tantissimo, prima che poi è successo tutto questo scandalo che è successo. No, ma a me piace a prescindere. Lui però era uno dei miei preferiti, insomma. Poi sì, lui ora sta tornando, ovviamente. Sì. Ma perché aspetta, che scandalo è successo a livello... Mica con lui, niente. Parlavi in generale con dell'America. No, non lo so. Ma vattelo, vai a fare un po' di ricerca. Lui ha fatto... Sì, lui ha fatto dei belli scandali quando c'erano tutto il Me Too movement, non so se è arrivato anche lì. Sì, sì, sì. Lui faceva parte del movement, nel senso era uno che contrario, era scamato per fare che faceva cazzate. Okay. Non voglio dirle sullo stream, okay, però. Okay. Sì, 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 ho capito, però immagino. Ma quanto tempo fa questo? Quant'era? Un anno fa? 2 anni fa? Ah, ok, quindi è pure recente. Sta tornando. Poi ovviamente secondo me, ovviamente i comici hanno secondo me un altro livello, cioè nel senso i comici dicono cose, se uno si offende da un comico secondo me, sì, cioè allora che cazzo vai a guardare? Ma secondo me, se tra l'altro, la cosa che dico io, che il suo fatto del blind run, no? Secondo me è stato un altro che ha mosso la critica per questo, perché secondo me non ci vanno nemmeno a pensare quelli che effettivamente hanno un determinato problema di questo tipo, a meno che poi non, cioè se li vai a insultare direttamente è normale che si offendono e tutto, ma per una cosa, sai, anche ma non era un insulto, quindi esatto, è questo che dico pure io. Vabbè, e niente, per chiudere io volevo farti, hai risposto già prima, però giustamente faccio, cosa ti aspetti da questa tua nuova avventura su Twitch, semplicemente? Ma Twitch, guarda, io per anni non ho, ci ho sempre avuto richieste di gente che voleva giocare con me su Call of Duty, sempre, anche una partita 8-2, no? Sì. E davvero per quasi 10 anni ho sempre detto di no, ma per motivi anche ovviamente di tempo, c'erano i server che facevano cacare e tutto, quindi ho sempre detto di no. Sì. E quindi poi ho sempre voluto farlo, però non volevo. Poi che è successo? Siamo tutti chiusi a casa, mi sono costruito un PC che ora con la 3090 va a 2000, e c'ho le vacanze fino al 3, che non succede mai, che ho le vacanze di Natale, perché di solito o torno in Italia o mi danno 3 giorni per Natale proprio così e poi è finito. Quindi ho avuto tempo, quindi ho iniziato a fare dei video su Twitch. Ovviamente non mi aspettavo molto, era più che altro per divertirsi con gente che ci teneva a giocare con me, quindi tanti dei miei stream sono video dove gioco con vecchi amici, facciamo 3 partite e poi andiamo al prossimo gruppo. Sto incontrando tanta gente carinissima. Abbiamo aperto un Discord dove c'è gente davvero brava, e guarda, non è che mi aspetto molto, perché tanto so che ovviamente col lavoro e con la mia carriera il ritmo non potrò mai fare un ritmo, però dico, al di là di questo periodo dove ci sono le vacanze continuerai comunque. Sì, questo continuerò, ovviamente non potrò mantenere un ritmo come stanno facendo questi altri grandi. Sono stato molto fortunato poi che mi hanno invitato a un torneo della la Godo, sì. Quindi abbiamo fatto delle partite con gente tipo Velox, gente bravissima, sì. Che mi ha invitato, sono stati tutti gentili. Comunque per ora io mi sto divertendo tantissimo e quindi ho intenzione di continuare come un hobby. Non ho capito, io non ho l'esigenza di stare lì a fare sempre content, a creare per metterlo, sì, su YouTube, secondo me guadagnare. È un vantaggio per te, sì, infatti io sono rilassatissimo, capito, sì. Io salgo, parlo con la gente, incontro gente così. Guarda, te mi hai chiesto cosa mi aspetto da questo nuovo capitolo, non mi aspetto niente, però fino ad ora è stato
proprio abbiamo passato tutte le aspettative che ci avevo. Cioè, perfetto, ogni giorno succede qualcosa che proprio mi cambia, no? Mi cambia proprio tutto, vabbè, la visione. Quindi, insomma, tutto cambia, cosa, tutto. Quindi, non lo so, per ora l'obiettivo è giocare. Sei partito con un'idea, già adesso basta. È diverso, quindi magari, sai, muterà nel sì, tempo. Sì, sì, cioè, poi l'obiettivo, capito, appena inizio a lavorare, ovviamente il tempo ce n'avrò molto meno. Certo. Ora stiamo facendo anche dei stream di 6 ore, cioè, che sono lunghissimi. Certo. Ma poi, capito, mi sto divertendo così tanto che manco sembrano 6 ore. Capito? Volo, no, infatti, il tempo vola. Se giochi ti diverti, quindi, alla fine. Giustamente. E quindi per ora continueremo così. Io... niente, cioè, continua, vediamo sto divertendo e basta, successo, più che altro, capito? Non voglio cominciare niente, voglio stare qui, voglio giocare un quando posto con gli altri. Va bene, sì, sì. Ah, ringrazio Matthew Slender per il follow e niente, noi chiudiamo qua, io ti ringrazio, grazie bene, mille, sì. Grazie mille per l'opportunità e un saluto a tutti quelli che sono passati per lo stream. E niente, ragazzi, noi ci si beccherà più avanti, via. A te, detto tu, streami adesso? Eh? Streami adesso tu? Sì, tra un pochino ancora devo capire cosa fare. Infatti, capito, io mi sveglio la mattina, non so cosa devo fare, e poi c'ho tutti i mod che mi dicono facciamo quest'altro. Infatti mi stanno aspettando, dicevo, ma te non ci ha risposto, ancora oggi non ci ha risposto, sei vivo? Quindi, sì, più tardi ci sta che faccio un bello stream... chissà cosa facciamo, non lo so. Vediamo. Va benissimo. Grazie mille. E niente. E noi ci vediamo nel tuo canale. Perfetto. Okay. Ciao Matteo. Grazie a tutti. Ciao.